Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. È veramente un piacere avere uno dei grandi protagonisti di questa 70ª edizione del Festival della Canzone Italiana, Diodato, ben ritrovato. Ciao, grazie. Una canzone, prendiamo spunto dal titolo, Fai rumore, ha fatto davvero rumore nel senso che è piaciuta a tutti, trasversalmente, meravigliosa. Sono molto contento, mi sta tornando indietro un rumore molto, molto bello, molto caloroso ed è quello che, in cui speravo. È una canzone che parla appunto di questo, dell'abbattere i muri dell'incomunicabilità e devo dire in tanti mi stanno comunicando il loro amore appena nato per questa canzone, spero vada avanti nei prossimi giorni. Com'è nata questa canzone? È nata un giorno, ero in studio con Edwin Roberts, questo caro amico con cui l'ho scritta, e lui era al piano e io ero seduto su un divano come sono seduto adesso qui e ho cominciato a cantare. E siamo arrivati abbiamo registrato questi 3 minuti e mezzo, alla fine ci siamo guardati, siamo scoppiati a ridere perché si era creata una magia, si era creato qualcosa di veramente unico, tant'è che ho voluto tenere poi all'interno della registrazione finale la parte proprio il finalissimo, quello con il vocalizzo è esattamente stato registrato quel giorno, perché poi da quel giorno ho lavorato al testo, alla melodia, insomma ci ho lavorato tanto sul brano, però quella parte finale viene proprio da quel momento magico. Ed era un momento, un periodo in cui stavo riflettendo proprio su questa cosa. Capita a tutti di, non so, metter fine a delle storie o comunque perdere anche delle amicizie, talvolta per dei silenzi che creano amplificano le distanze. Allora è un invito a farsi sentire, a manifestare la propria umanità e in questo modo forse si può evitare di perdersi. Guarda, hai detto una parola, magia, creata in studio, ed è quella che poi tu riesci a trasmettere dal palco. Arrivi tranquillo e poi dopo tutti sono focalizzati su di te perché non c'è niente da fare, crei un'atmosfera unica. Chissà come sarà invece quella di giovedì con Nina Zilli. Sarà uno stravolgimento perché ho scelto un brano e ho riarrangiato un brano molto che a me piace molto ed è 24.000 baci di Adriano Celentano e da me non ci si aspettava probabilmente una scelta del genere, però poi chi mi conosce davvero, chi viene ai miei concerti sa che dentro di me c'è del rock and roll che scorre e quindi volevo rendere omaggio e quale occasione migliore se non il palco del Festival di Sanremo con quella grande orchestra. Appunto per rendere omaggio a un grande come Adriano Celentano, spero gli piaccia, ho fatto un arrangiamento molto particolare e insomma spero di ricevere un giorno un suo messaggio o qualcosa che magari manifesti un apprezzamento. Ma sicuramente, anche perché sul palco ci sarà con me Nina Zilli che credo sia davvero adatta a quelle sonorità lì e infatti insomma spero ci divertiremo in questi giorni, siamo divertiti molto, speriamo di portare quel divertimento sul palco. Vedrai che appunto Adriano Celentano attraverso anche Claudia Mori arriverà un messaggio, perché ce l'ha raccontato anche Rita Pavone, lui scrive ogni tanto, si fa sentire e quindi dà grande calore, figuriamoci appunto con un omaggio del genere. Speriamo. Allora, so che ti piace tantissimo esibirti live, il live proprio ti ricarica tanto, però hai origini tarantine, hai vissuto in Val d'Aosta, sei romano d'adozione, hai lavorato agli inizi anche in Svezia. Tutto sì. Questo mix di musica ha creato il tuo mondo alla fine? Credo proprio di sì. Prima in un'intervista un giornalista che conosco da tanti anni mi ha detto: in questa canzone che hai portato c'è tutto il tuo percorso, c'è una sintesi di tutto quello che hai fatto. Mi piace molto questa definizione perché sì, ci sono dei passi, lo dico anche nella canzone, no? E ho fatto sempre un passettino alla volta, passando per anche colonne sonore dei film, anche con un certo silenzio, forse adesso è arrivato il momento di fare un po' più rumore, mettiamola così. Diciamo che comunque rumore, con questo pezzo incredibile, Che vita meravigliosa, ne hai fatto perché i nostri ascoltatori continuano a richiederla, piace tantissimo, e tant'è che al primo ascolto è piaciuta proprio a Ferzan Ospete, che ha detto questa sarà la colonna sonora del mio film. Tanta sì, roba. Io avevo cominciato a lavorare a questo brano, poi ho avuto la possibilità di leggere la sceneggiatura del film di Ferzan e ho finito questo provino e ho chiesto al mio editore di farglielo ascoltare
E per fortuna lui si è innamorato immediatamente della canzone e è nata questa, si è realizzato questo sogno, cioè avere la mia musica legata alle sue immagini. E so che tra l'altro darà il titolo all'album, la canzone. Sì, perché l'album che esce il 14 febbraio si chiama proprio Che vita meravigliosa, e ho scelto il 14 febbraio perché è un album pieno d'amore ed è un amore che volevo condividere con chiunque vorrà avvicinarsi. Allora, a proposito d'amore, so che la dichiarazione d'amore, tra virgolette, per le tue canzoni più bella è: mi ha emozionato, è come se l'avessi scritta per me. E questo lo pensano in tanti delle tue canzoni, anche la sottoscritta, che ogni volta che le sente si mette a piangere dall'emozione. E mi è successa questa cosa, cioè a un certo punto ho deciso di raccontare anche una mia intimità senza filtri, cercando di essere il più sincero possibile. E in quel momento, anziché allontanarti dagli altri, perché comunque pensi è una cosa mia, nessuno si riconoscerà in questo, ho cominciato a ricevere questi messaggi e mi dicevano: hai scritto la mia canzone. E per me è la cosa più bella, perché mi sono ricordato di quel ragazzino che ascoltava in camera i suoi artisti preferiti e pensava: ma mi avrà spiato questo, come fa a sapere queste cose della mia vita? Quindi quando me lo dicono mi fa veramente piacere. Proprio così, ci hai spiato tutti. Allora, è un'avventura. Delle telecamere in giro. È un'avventura magica, no, Sanremo? È un palco importante per presentare proprio il proprio progetto. Che cosa ti aspetti da questa settimana? Ma spero continui così, spero di ricevere molto affetto e comprensione, nel senso, è molto bello quando scrivi delle canzoni, comunque appunto ti metti a nudo, no? Soprattutto se parlano di te e raccontano la tua vita, e non sai mai che reazione, magari potrebbe esserci completa indifferenza da parte degli altri, no? E in realtà tutti noi vogliamo essere compresi, vogliamo essere amati, e quindi spero arrivi tutto questo anche dal Festival di Sanremo. Molto bene, te lo auguriamo ovviamente, è stato un piacere averti ospite da noi. Piacere grazie. Mio sempre. Grazie, ciao, a Diodato. Ciao a tutti. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con L'Isola dei Tesori, Grissin Bon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, Diversamente Tu,